Nuovo appuntamento con YouTube, ovvero tutti gli YouTuber o BookTuber che seguo. Oggi parliamo dei BookTuber che hanno più di 1000 iscritti. Vado random perché è un periodo un po' incasinato e non sono riuscita a guardare tutto per farti nell'ordine crescente, quindi piglialo così. Pigliatelo. Insomma, ho ricevuto questo consiglio di parlare al plurale. A me non piace molto perché, come ho spiegato anche a chi me l'ha consigliato, io non penso che dall'altra parte ci sia una platea di gente che mi guarda, ma ci sia magari una persona per volta, anche se magari in contemporanea in luoghi diversi. Ma va bene, adeguiamoci e proviamo, parliamo alle masse. Allora, il primo canale che vi presento è quello di Mix. Io già comincio così molto bene. Miss Fiction Books, che è lei. Penso che la conosciate in parecchi. Come al solito, le mie riprese sono fantastiche, lo so. Non vi sto a dire quanti iscritti ha, perché al momento qua mi figurano un tot, però chissà quando lo guarderete sicuramente sarà qualcosa di più. Allora, cosa mi piace di Miss Fiction Books? Allora, in primis, il fatto che è dark, cioè, mi piace tantissimo, mi piace un sacco, io la seguo anche su Instagram e cioè, la adoro, ha un modo molto spontaneo di parlare, ha una pronuncia inglese che è, cioè io la amo e ha questa rubrica che usa il Feminist Friday e parla appunto di femminismo. C'è anche il primo video in cui ha spiegato che cos'è e cosa non è il femminismo e io l'adoro perché appunto porta avanti questa battaglia, tra virgolette, stimolando comunque con letture, con dialoghi e l'adoro, l'ho già detto? Ok, molto bene. Poi vediamo, 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 perché sto andando veramente a caso. Lei, la mia mitica. No, non rientra più. Lei la devo spostare. No, è giusto. Più di 1000 iscritti, ci siamo. Vale libri, ovvero Valentina, che ho conosciuto finalmente. A tempo di libri. Allora, Valentina, oltre a essere appunto una mamma come me, ad avere insieme il progetto, insieme anche a Samantha di Fuori dal Tubo, abbiamo questo progetto degli incipit letterari. A proposito, sarà il video che poi vedrai il prossimo lunedì sul mio canale e ti invito a seguire anche il loro incipit perché sono quel modo in più per avvicinarsi a una lettura leggendo solo l'inizio del libro e quindi senza trama, senza niente, e secondo me è una cosa geniale. Vabbè, comunque, Vale è dolcissima, carinissima, fa video lunghissimi, né? Cioè ti devi prendere proprio una pausa in cui sorseggi, non so, un caffè latte come me, un caffè, un tè freddo, qualsiasi cosa, sgranocchiati qualcosa perché i suoi video sono davvero lunghi, però io la adoro. Cioè, è una persona fantastica e appunto anche lei parla, non parla solo di libri, però principalmente cos'altro ti devo dire? Insomma, vai a vederla, scoprila, perché appunto a me piace tantissimissimo. Poi, vediamo chi trovo. Mamma, ma perché non me li sono preparati? Perché sono rincoglionita, non so. Ah, tac, trovata un'altra. Allora, Angela Cannucciari ha poco più di 1000 iscritti, ok? Ed è lei. Purtroppo le è successa una cosa per cui ha dovuto interrompere giustamente, ma sta tornando piano piano alla ribalta e anche lei io la adoro. Angela, anche lei parla di libri e si
Sì, è fantastica, anche lei fa video, anche a lei piace parlare, quindi mi raccomando, però è genuina, e a parte mi fa morire dal ridere perché lei è come me, cioè lei parla, poi si impappina nel parlare e recupera il volo, cioè non lo so, io la adoro, la amo veramente tanto, quindi anche lei te la consiglio tantissimo, magari poi la seguirai anche. Poi ho trovato anche Martina Belli, Martina Belli, altra ragazza che aveva una libreria, ora l'ha venduta, va bene, lei è toscana, ha recentemente scritto un romanzo, parla di yoga, non solo, parla di libri, fa video vari, principalmente appunto legati ai libri, però appunto parla anche di altro. E anche lei è una ragazza semplice, anche lei è sposata, sta cercando di adottare un bambino, quindi ha questa avventura in corso di cui comunque ne parla. E quindi mi piace anche questa cosa perché il fatto che comunque uno leghi la propria vita reale al mondo di YouTube e quindi magari spronando altre persone a aprirsi, a mettersi in contatto, cioè secondo me è qualcosa di fantastico. Quindi anche questa cosa che comunque è molto personale, mi piace che sia condivisa, perché comunque fa sì che YouTube diventi non solo un modo in cui appunto sparlare, perché c'è tanta gente veramente cattiva che per ignoranza, ma solo per il gusto di apparire, scrive commenti idioti. È successo anche a me, io li ho semplicemente ignorati e cancellati, ma non perché non voglio, ma perché secondo me non ha senso. Cioè, io non apro un video per scrivere sotto se è un deficiente, cioè, o anche peggio, come è successo a me, ma va bene. Cioè, o scrivo commenti costruttivi o non scrivo proprio. Cioè, quindi vabbè. Comunque, anche lei, Martina, io te la linko sotto. Poi c'è Lia del canale Lia Parole di Panna, che è lei, anche lei fa video abbastanza lunghi, nel senso che quando affronta tematiche un po' più importanti, insomma, anche a lei piace parlare parecchio. Ultimamente si è ridimensionata. Nel senso che fa video intorno al quarto d'ora, insomma, giù di lì. Ecco. Quindi anche lei io te la consiglio vivamente. Lì anche lei è una. Parla prettamente di libri, parla però anche di cinema, è un'appassionata di cinema. Anche lei seguo su Instagram, perché poi anche Martina seguo su Instagram, ma io quasi tutte poi le seguo su Instagram, se hanno il loro canale, perché comunque sia. Mi piace restare in contatto e quindi insomma amo essere aggiornata. Poi vediamo, vediamo, vediamo. Dov'è che avevo visto? Altro che ti consiglio. Ovviamente io mi sono persa. Lei che cos'è? Vediamo. No. Ma perché non trovo quello che sto cercando? C'è un modo? Ecco qua. Oh, mamma mia. Ok, leggo, scatto, viaggio. Allora, lui, non mi ricordo più come ti chiami, però va bene. Leggo, scatto, viaggio è. Molto, è un ragazzo molto carino, posato, parla prettamente di young adult, ma non solo, ama comunque anche i thriller, ama il genere fantasy, e sì, anche lui fa video, non ne fa lunghissimi, e la cosa io l'amo parecchio, perché mi invoglia a guardare più video ripetutamente, quindi ok. Comunque anche lui mi piace molto perché è molto 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 genuino e la cosa mi piace da impazzire, ovviamente.
Poi, io la prossima volta mi devo assolutamente impegnare un po' di più nel cercare perché mi perdo. Olè. Ultimo canale che ti propongo oggi è di quello di mamma mia, ragazzi. È quello di Frenny. Frenny è un'altra ragazza. Lei non mi ricordo da dove arriva. Comunque, io la seguo perché vabbè, anche lei mi piace da morire. In più, quest'anno ha deciso di aprire questa nuova rubrica di Il Giro del Mondo in X Libri e è una rubrica fantastica. Mi rendo conto solo adesso guardandola che è un filino in ritardo con il postare video riguardanti questa rubrica, ma so che è un'universitaria, quindi probabilmente è un po' indietro, appunto, è un po' presa dall'università. Però è un'altra ragazza che mi piace tantissimo, è molto anche lei spontanea, familiare, mi piace tanto, tanto, tanto. Quindi altro canale che vi consiglio assolutamente. Bene, io con questo interrompo la puntata perché siamo già a 12 minuti quasi e non vorrei ciarlare per altri 12 minuti. Quindi vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!